Un attimo. Meno male che è uscito, se era una birra l'ho morta. Eccoci qua con un nuovo video. Yeah. E allora questa volta vi facciamo vedere, a vostra grandissima richiesta, il video sugli acquisti per la casa, insomma le cose nuove per la mia nuova casa. Che avete visto il vlog Massi, qui siamo andati a fare shopping. Esatto. Da Maison du Monde. Esatto. E ora vi mostriamo tutto quello che abbiamo comprato. O quasi, perché diciamo che molte cose che ho comprato sono proprio dei mobili o complementi d'arredo che comunque non posso smontare e far vedere nel video, un po' difficile. Però abbiamo smontato. Qualcosa ho smontato, quindi le cose più piccoline, però tipo proprio un mobile, un comodino, cose più che sono nella casa, ve le farò vedere nell'home tour. Quindi mettete un bel pollice in su a questo video se volete anche il video sull'home tour. E adesso non siamo nella tua nuova casa. Esatto, questa è la mia nuova casa. Penso che sì, perché loro l'hanno vista comunque nei vlogmas. E questa è la mia nuova casa con il mio albero shabby chic. Guarda come bello l'albero shabby. Rubiamo la scena a questo meraviglioso albero. Comunque è bellissimo, alla fine anche con i consigli che mi hanno dato le ragazze è venuto veramente super shabby, bellissimo. E qua ci sono anche Cookie e Molly, se avete visto il vlog che ho fatto, che contemporaneamente sto girando anche un vlogmas. E comunque siamo pronti, siamo felicissime. Sì, e poi facciamo gli auguri di buon Natale. Certo, che ora è proprio quasi Natale. È imminente, quindi tanti auguri buon Natale. Merry Christmas. E adesso iniziamo. Allora, questo mi piace un sacco, l'abbiamo scelto assieme. È un bel lampadario. È un lumino che si mette sul comodino. O come diceva mamma, lumetto. Non lo so come si dice. Praticamente sono quelle da comodino. Questo è Maison du Monde, è proprio shabby chic. Infatti le ragazze quando hanno visto il vlog di Maison du Monde sono impazzite. Facci vedere tutto quello che ho comprato, perché pure io sono impazzita. Praticamente ho praticamente speso tutti i miei soldi da Maison du Monde. Sì, perché è un po' troppo caro. È un po' troppo caro, però io non riesco a resistere. Cioè, ragazzi, io comprerei tutto il negozio come sta e me lo porterei a casa. È fantastico. Comunque sta lampada, poi fatto vedere qua che è tutto, qua è tutto consumato proprio shabby. E qua appunto è tutti volà. Comunque sta lampada me ne sono innamorata e devo dire la verità, a differenza di tante altre lampade che vende, non è tanto costosa, quindi perciò l'ho comprata, perché ho cercato comunque di fare cose anche adesso, farò vedere cose abbastanza contenute. L'ho pagata, se non mi sbaglio, intorno ai 30 euro, e vi assicuro che non è tanto. Cioè, mi hanno cercato a volte anche tipo 80 euro, anche in altri negozi tipo, quindi non sono qua. È molto carina, secondo me ci vale. Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Io ovviamente vi sto facendo vedere tutte queste cose perché voi spesso nei video vlogmas oppure nelle foto su Instagram mi chiedete dove hai comprato quello, quindi io vi do il pensiero, vi faccio un video, vi faccio vedere tutto, così no, è vero, quindi molti ce l'hanno perché, no, perché diciamo non ho segreti con voi, sì, non mi importa di sponsorizzare a Maison du Monde, no, perché io pago da Maison du Monde, quindi non me ne può fregare di meno. Perché il discorso di Tiger abbiamo proprio chiesto, ragazzi, oltre a queste scemità, esatto, insomma di Tiger abbiamo preso proprio cose di arredo e voi avete detto di sì, sì, quindi sì, ve lo mostriamo. Ma poi giustamente sono consigli da pubblicità, no, sottolineiamolo, paghiamo, cioè, paga lei, tutto io. No, diciamo che sono cose anche tra donne, no? Anche io tipo vedo una foto, vedo una cosa, dico dove l'ha comprato, quasi mi offendo, sì. Se quella persona non me lo vuole, dico perché non me lo vuole dire, e invece io non ho stretti con voi, vi dico tutto. Ecco qua, Carlita svela tutto. Comprate anche questo qua, ragazzi, che praticamente è un cuscino. Di questo qua veramente mi sono comprata tutto il completo con il copriletto, la federa, vari cuscini, perché è fantastico. Il copripiumino. E questo qua è un regalo di mia madre, perché tutto il completo non costava poco. Vabbè, voi vedete nell'home tour l'hai fatto, cioè proprio il letto fatto, sì, con sì, tutte le coperte. L'home tour ve lo faccio vedere, ve lo faccio. Comunque già sto cuscino già si vede che è bellissimo. E lo stile shabby, così è, cioè è delicato, però è un poco chic, è vero? Shabby chic, appunto. Shabby chic. Shabby chic. Comunque è bellissimo questo cuscino, che posso passare sito Hotel du Sans Source, non lo so, la cosa comunque in francese. E disse Max quando lo vide, ma che è? Questo cuscino dell'hotel, ma che cos'è? Mi piace questo cuscino. Veramente l'ho comprato, insomma, dell'hotel. Piccola parentesi. Poi volevo far vedere pure questi qua, che non sono di Maison du Monde. Questi sono una grande artista di nostra
La testa grande artista. Brava, l'ha fatta mia madre. Perché questi qua, secondo me, sono anche più belli di quelli My Sound Wand. Me li ha fatti mia madre, grazie, con le sue mani, sono fantastici. Le ha comprato la stoffa, che mia mamma fa tutte queste cose. Poi ci ha messo tutto il merlettino davanti, non so se riuscite a vedere. Sono bellissimi, ma tutti i cuoricini. E poi alla fine, quando me li ha fatti, mamma, sono troppo belli, mamma, io non comprerò più nulla, mi devi fare tutto tu, tende tutto tu. Mia mamma ha detto, ma lo sai quanto ho speso per fare questi due cuscini? E tutti e due, tipo 2 euro, considerando stoffa, merletti, così. Cioè, da me sono un mondo di cuscino, costa tantissimo, quindi veramente. E poi sono molto molto più belli. Sono belli, ragazzi. E ce l'ho solo io, sono personale, quindi viva la mamma! E qui ha rotto però anche un fiocchetto. Infatti qua c'è il fiocchettino, lo devo rifare. Questo invece l'hai preso da me sono mondo. Questo l'ho preso da me sono mondo. Love, dream. È bellissimo. E questo è quello costato, non mi ricordo, su tipo 20-30 euro, comunque non poco. Però è bellissimo, troppo troppo bello. Che già Cookie me l'ha rotto. Forse il cuore. Ma forse è fantastico, veramente bellissimo. Guardate ragazze, questo appendino a forma di cuore, com'è carino. Cioè, è troppo bello, c'è cioè, dei particolari proprio fini. Hai visto? La carina, le perle, le scritte. Questo l'ho pagato solo 3 o 4 euro. Ah, l'unica cosa. L'unica cosa è che sto pagando. È troppo carino, è vero? Questo l'ho messo vicino al comò in camera da letto, poi vi farò vedere. Un attimo. Meno male che è un cuscino, se era una birra l'ho morto. Okay. Un altro cuscino di Maison du Monde, questo è proprio semplicissimo, con tutto merletto. Infatti questo è piaciuto tanto anche a lei, sì. E praticamente questo c'ha tutti i merlettini, è proprio, sembra una caramella, non lo so, è troppo bellino, è vero? Sì, sì. Questo è super shabby, chic. Basta, sapici, continui di shabby. Qua dentro, ragazzi, in questa busta, appunto Maison du Monde, vi faccio vedere, ho comprato praticamente dei piatti, il servizio di piatti. Adesso ve ne faccio vedere solo due, che sono sicura che poi su Instagram io metto le foto oppure nei video sul secondo canale, ma nelle ricette di cucina. Dove ho comprato questi piatti sicuro? Quindi ve lo dico subito. Sono così, sono fantastici, super raffinati, eleganti, molto molto semplici. E hanno solo questo simbolo che ho una M tipo. Sono proprio eleganti, belli. Sono troppo troppo belli. E quindi questi qua ho preso tutto il servizio. Quindi ve li faccio io solo due. Ma ho preso quelli piccolini, grandi. Ci sono anche le tazze, tutto abbinato. E ogni piatto l'ho pagato. Questo dentro sta 5,99. E quindi più o meno anche questo qua su 5-6 euro ognuno. Però sono molto molto belli, piacciono tantissimo. Sto guardando di là sempre perché stanno i cani sul divano che fanno le cazzino, vabbè. Poi mamma ti ha regalato anche questi. Questi sono un completo di asciugamani, di vari formati anche questi. Anche questi qua ce l'ho di vari formati, non ve li faccio vedere tutti, però ci sono anche l'asciugamano grande, il piccolino, praticamente qui qua. E poi qua appunto tiene scritto hotel, sempre richiama sempre lo stesso motivo del cuscino e dell'altro del copriletto. Questo invece è il tappetino, è troppo bello. Questo è il tappetino per il bagno, guardate così, non è carinissimo. È un peccato usarlo. È un peccato usarlo, ma devo dire la verità, ce n'erano tantissimi belli. Tutte le cose secondo me più belle di Maison du Monde sono proprio queste. Copriletti, asciugamani, queste cose qua sono veramente, ce n'erano bellissime. Infatti fa vedere pure un'altra. Anche questo è sempre un completo, vabbè ho preso solo uno, comunque questo. È rosa, guardate col fiorellino rosa. È molto semplice, però è carina, troppo troppo carina. Quindi mi sono innamorata di queste cose comunque. Ma secondo me, regalami qualcosa. Perché poi non ma non ci regalano mai niente. Non c'è niente, tagli a niente. Ma noi siamo le youtuber più spiegate del mondo. Cioè, veramente, credi, nessuno ci fila. No, poi la cosa bella è che, a parte tutte queste cose che comunque sono costose, ho comprato proprio dei mobili da Maison du Monde, che poi vi farò vedere nell'home tour. E vi assicuro che comunque non è economico. Infatti anzi, tu ne compri pochi. Pochi, e poi ho selezionato quelli più economici, praticamente quelli che veramente convenivano. Che ti piacevano proprio tantissimo. Tantissimo, perché ci stavano pure mobili tipo 1000 euro, cose proprio assurde, vabbè. Avete visto pure una vetrina, magari, una vetrina semplice, sì, 1000 euro, va bene proprio. Sì, sì, sì. Questo è tutto ragazze, vi auguriamo anche buon Natale, Merry Christmas, buon anno, buona Epifania, buon tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, fateci sapere nei commenti se volete anche un altro video che abbiamo comprato da altri negozi. Sì, proprio casalinghi, misti. Sì, sì, sempre negozi molto famosi.
se volete, sempre tutte cose però tipo sciabbi, carine carine, un po' sciabbi, un po' chic. Vedo che vi piacciono questi video, sì, un po' sciabbi, un po' chic. Vi mandiamo tanti baci, ciao. Vi faccio vedere che stanno combinando questi due. Aspetta. Eccoli qua, i nostri cattivoni, guardate che combinano sul divano. Voi non potete stare su questo divano. Auguri, buon Natale. No, no, toglilo, lo mangia. Ma si mangia la pallina. No, cattivo. Cookie, Molly, scendete.